Ragazze, non potete capire questo locale quanto è figo, dove ci siamo fermate sesuar, stasera, tonight, noi in spagnolo non so come si dice, però si chiama Lupin, Maison Lupin, ed è bellissimo, solo che dentro fa un freddo boia, cioè guardate che meraviglia, dentro però fa un freddo cane, e dentro ci sono tipo tutti i cocktail strafighi, tipo... come si dice, con i bicchieri tipo di Lupin, vedete tutti i bicchieri strani. Ragazze, è arrivato il mio vino, non mi ricordo già come si chiamava. Verdellino, no, non è vero, è un vino, dopo glielo chiediamo, speriamo che sia buono. La luce fa schifo. Vabbè, il vino si chiama Verdejo, altrimenti ci dimentichiamo, comunque simile a Verdellino, che non so neanche se esista, però penso di sì. Devo aspettare, mi ha detto, l'hai già assaggiato? Ho detto no, devo aspettare anche gli altri commensali, ovviamente. Grazie, sono arrivati i cocktail, non so più parlare. Questo qua è il cocktail più famoso del locale, si chiama Lupin ed è buonissimo, c'è dentro anguria. Il mio vino è strabuono, sembra un Bella Vista senza bollicine, e il suo invece è una roba con, cos'è che c'è dentro? Passion fruit, buonissimi. Approvato, andate a Lupin, da Lupin. Ragazze, stiamo tornando a casa, è 1:30. E dopo l'incontro con la ragazza hawaiana che è scappata nel mezzo del drink, ovviamente si è scandalizzata. No, non è vero. Ha detto che era abituata ad andare a dormire tipo a 1:30, quindi tipo all'1 è andata a casa con il taxi. Perché qui dovete sapere che i taxi costano strapoco, però volevo farvi capire che qui Valencia è una città super tranquilla. Nel senso che non c'è in giro nessuno che fa catcalling come in Italia. Va bene, non guardate il mio outfit perché non ho le scarpe, cioè non ho le scarpe di donne. Però nel senso si può girare tranquillamente anche da soli. È una roba strana perché tipo io se fossi a Milano non potrei girare da sola, ma non perché, però comunque c'è la gente che ti importuna continuamente. Quindi con questo fine video, domani sarà l'ultimo giorno, non so dove andremo e cosa vi faremo vedere. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando la buonanotte, se arriviamo vive a casa penso di sì. E per fortuna mi sono già, tra l'altro mi sono fatta la piega solo con lo shampoo all'argan, però sembra che sia, guarda che dici, sono venuti bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo rotto un bicchiere, allora in realtà ho appoggiato il telefono sul bicchiere vuoto e si è spaccato, quindi meno male che avevo una penna, che non mi ricordo neanche che penna sia, non so perché giro con una penna, ma perché è rimasta lì. Vabbè, una penna di una concessionaria, ma non è mia, me l'hanno regalata. Quindi ho lasciato un bigliettino con scritto scusate per il bicchiere e sono scappata. C'era una signora anziana, tipo lì vicino a me, che aveva appena buttato una sigaretta. Allora, qua un'altra cosa che succede è che mi sembra strana. Praticamente nessuno svapa, cioè solo io. Sono l'unica svapatrice di Valencia. Nessuno fuma sigarette elettroniche. Vabbè, stava a Sandir, la signora lì che indicava col dito mentre andavamo via i vetri rotti per terra. Io ho tirato su quello che riuscivo, ho messo i vetri cocci sul tavolo, ho scritto scusate per il bicchiere, un bicchiere del cavolo che sarà costato 2 euro, e siamo andate via. Esatto. E quindi niente, buonanotte, ci vediamo domani per il prossimo vlog. Hola ragazze, benvenute in un nuovo video vlog. Oggi è l'ultimo giorno, the last day, purtroppo. Non sappiamo esattamente cosa faremo. Guardate, il cameriere qua dietro è italiano, cioè è già il secondo cameriere italiano che becchiamo, quindi top. Siamo in un posto molto carino, cioè esteticamente, guardate, è proprio carino. Per fare colazione siamo entrate, perché fuori ci sono questi locali che fuori sembrano osceni, dentro sono bellissimi, cioè non osceni nel senso, cioè fuori sono sfogli, dentro sono fino a guardare dove non devo. Dove c'era il dov'è? Ah sì, c'è un, come si chiama? Orsetto lavatore? No, là in fondo. Era bello questo locale, c'è un sacco, un po' così rustichello. E abbiamo preso il tè nero, tè verde, caldo, e tanto Deborah parlava in inglese, poi alla fine ha capito che eravamo italiani, e me non si capisce da dove arrivi, io muta sto ogni volta. E dei croissant al burro, e io, ma il burro è l'impasto, e c'è dentro il burro, ma è sempre meglio qui. Comunque sarà carino. Dopo vi faccio della colazione, non vi farò vedere granché oggi perché non so cosa faremo. Il video è molto arieggiato, molto 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 carino. Ragazze, mi sono dimenticata di farvi vedere il croissant col burro, è molto buono. Hanno preso il tè nero e il tè verde, non sono molto delicati, è più buono quello verde che nero. E niente, questo angoletto qua è carino. Ecco, qui siamo in una piazza dell'aiutamento, come si dice, ci sono un sacco di strutture, ragazze. E stavo facendo una giretta a Zonzo, Deborah voleva andare in un sexy shop.
Ma io sono stata pudica. Già ci guardano strano. Quindi, cioè, non è che ci guardano strano in realtà, però si sa mai. Ecco qua, guardate che bello. Bellina, ci sta. C'è un sacco di verde qua, un sacco di giardini, non vi ho detto, ma è pieno di giardini super 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 giganteschi. Molto carina la vibes di Valencia. Ci sta. L'albergo più eccitante di New York, come dice Kevin McGarry. Faremo vedere il centro, ma versione diurna, perché se l'ho fatto vedere solo di sera, ma in realtà siamo passate in bici ieri, ma non è che potevamo riprendere mentre andavo in bicicletta. Mamma mia, è stato un trauma quella bicicletta, cioè, se no abbiamo visto un sacco di levrieri, qua è pieno di levrieri. No, ragazze, c'è un povero piccione zoppo, ma tutti io li trovo. Poverino. Guardate com'è azzoppato. Ehi! Debora a Milano aveva chiamato il veterinario per un piccione. Cos'è che aveva? Sono venuti, no, ovvio. La sento una foto. Non è una foto, è un video. E, poverino, ciao, cosa ti è successo? Come mai la zampina così azzoppata? È successo? Guardate che bella coppietta di anziani. La signora è super fashion, non so se riuscite a vederlo. Sono stra cool. Saranno tipo 80 anni. C'è la fontana, là c'è un kung fu. No, ma è bellissimo il panda. Io il panda con tutti gli animali che ci sono. È un emoticon interessante. Ecco ragazze, la piazza che vi ho fatto vedere l'altra sera, versione diurna. Molto molto carina, lì c'è un cosino tipo un bar che si chiama Cappuccino, molto molto carino, ve lo faccio vedere un po'. È mezzanotte e tutto va bene. Come dicevano i Condor di. Mi sembra di essere nel cartone di Robin Hood. È luna di notte e tutto va bene. Guardate che carino questo bar Cappuccino. C'è il primo giorno che cercavamo cappuccina, guarda, io non sono capace di farlo e costano anche cari. Bah, da noi il contrario, cioè il cappuccino costa meno e tipo il tè costa 3,50 euro, il tè caldo, qua il tè caldo 1,95 euro. Scusate se vi mostro i veicoli. E bah, cappuccino 3,50 euro, ma brodaglie. Carina. Stanno pulendo proprio adesso che sono le 11. Babbo. Ragazze, c'è un orsetto anche lì. Io non capisco se c'è dentro qualcuno, se sono dei robot. Qualcuno mi può delucidare? Non può esserci dentro una persona. Ma lo vedete? Non riesco a vedere se lo vedete. No, vabbè, si muove stra tanto. Però come fa ad esserci dentro qualcuno? Vediamo se saluta. Sì, c'è dentro qualcuno. Ovvio. Ah, ok, sì, c'è dentro qualcuno. Debora che dice che sono finti. È strabello. Vediamo se si vede la faccia. Mi lasciagli l'offerta dopo. Ah, io selfie no. Stra carina. Oddio, speriamo che non mi veda. Anche se sono così tutta verde fluo. Però è stra carina. Vabbè, ha fatto la foto, non gli ha lasciato l'offerta, ma no, sono rimasta male. Vabbè, niente. Adesso vado a comunicare a Deborah che è vero. Ci rimarrà male. Come rovinare l'infanzia a tua sorella minore. Guarda che è vero, cioè c'è dentro qualcuno perché ha fatto la foto con la tipa. Certo, però non le ha lasciato l'offerta, che nel senso poteva anche lasciargli 1 euro. C'è dentro qualcuno perché tipo è andata lì e lui l'ha abbracciata, ha fatto la foto. Facciamo finta di ascoltare quello che dice il tizio. Guardate che bella questa chiesa. Io non capisco quello che dice il signore, però vabbè. Molto molto carina. Ho fatto la foto con l'orso, cioè il video più che altro. La chiesa, vediamo, facciamo finta di sentire, magari voi capite qualcosa di quello che dice, tu capisci? Non capisco niente di quello che dicono le guide, ma ci mancherebbe di andare con una guida a sentire la storia di una chiesa, no, non ne fa per me questa roba qua, ragazze. Preferisco esplorare per i fatti miei. La cattedrale di Valencia. Bella? Ci sta. Ma non so se possiamo entrare così tutte scostumate. Guarda come entrano.
Vabbè, ma noi abbiamo la decenza di essere rigorose. Belli questi ventagli dipinti a mano. Certo. Ci accingiamo, Deborah vuole entrare, io non sarei entrata, però entrano tutti scostumati, quindi probabilmente non è come da noi in Italia, che c'è un po' più di rigidità. Magari c'è il buttafuori che non ti fa entrare, scusa. Può essere. Eccola. No, dai, non entreremo. Ma ragazze, va bene, non so cosa hai ripreso. So stramale perché mi dice il signore toscano. E io ho una nipotina che tipo non è proprio come te, ha 7 anni. Ma per me mi ha preso per qualche ragazzina. E non è proprio come te, ha 7 anni, però si trucca già, bla 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 bla. E io, ma sì, no, io però ho 34 anni. È il figlio dell'88, quindi ha un anno in più di me. Uè, sono vecchia. No, beh, infatti quando mi ha detto nipotina non è proprio come te e mi guarda giù e io sì, per me mi ha preso per una ragazzina di 15 anni. Meglio invece poteva essere mia figlia, anche quasi mia nipote. Ho fatto un sacco di foto carine, speriamo che apprezzino. Ciao amici toscani. E ragazze, mentre facevo, siccome Deborah ha ripreso mentre facevo le foto alla coppia, quarantennale, praticamente, gli dico, datevi un bacio. Vabbè, sono belli le foto mentre si baciano, insomma. E potrei mettermi qua fuori e tipo fare foto ai turisti. E poi se vogliono mi danno offerta loro. Ci sta. Quasi quasi, mi licenzio dal Bule e vengo qua in giro per le città, sono brava io a fare le foto, avete visto, non so se mi seguite su Instagram, comunque anche agli animali le ho fatte strabelle, ma anche alle persone di solito le faccio bene, cioè sono sempre migliori nelle mie foto. E niente, la facciamo, riposiamo, beviamo la Red Bull, siamo in piedi a Red Bull, dammi. È la prima di tutta la giornata. Io non ho mai bevuto Red Bull, forse ve l'ho già detto, sarò ripetitiva, mi dispiace. Ma davvero da qualche mese a questa parte, 2-3 mesi, ho cominciato ad apprezzarla. Non l'ho mai tollerata, la mia amica Chiara la beve un sacco, infatti dicevo, ma come fai a berla? Come la coca è zero, si cambia, bisogna allargare gli orizzonti e vedere le cose da altre prospettive. Vi giuro che sono un paio di volte che mi fermano, la sera soprattutto, ci fermano perché sei dentro anche te. E mi chiedono se vendo droga. Capelli colorati, ci sta, che possano indugiare al... indotto, beh, cioè, alle sostanze stupefacenti, però cioè, si vede quando uno è tossico e quando uno non lo è. Magari vedono i piercing, i tatuaggi. Qui non svapa nessuno sigarette elettroniche, nessuno con la, né con l'IQOS, nulla. In Italia ogni 10 persone ce ne sono almeno 6 e mezzo, quasi 7. Che svapano o fumano, qua zero. Boh. Veneta, gelato italiano. Sapete che io sono anche un po' veneta da parte del nonno. Ho questa impronta veneta di alcolismo. Bellissima, bellissima anche questa insegna qua, la pappardella. Tutto chiuso. Deborah vuole andare a mangiare già, sono le 11:43. Cosa c'hai? C'hai fame? Abbiamo fatto solo un pasto al giorno perché eravamo sempre piene. Carini questi localini. Belle le sedie, sì. Ma qua veramente i localetti sono tutti stracarini comunque. Non è che ce n'è uno brutto che dici che è brutto, non mi piace. Anche i cagnolini sono stracarini, guardate. Quelli che riesco a riprendere. Ne abbiamo accarezzato tanti cani. Solo il pincer al centro commerciale. La drugheria Cold Lot. Anche i negozietti sono super piccini, carini. Ci sta. Oggi ce la prendiamo comoda perché non vi dico, ieri io se avessi potuto vloggare mentre faticavamo in bicicletta, a un certo punto volevo gettare la spugna, ho detto mamma mia, non ce la farò mai arrivare per le 8, invece siamo arrivate tipo 8 minuti alle 8 e, tra l'altro volevo quasi fare la piega perché domani appunto come vi dicevo ho un matrimonio alle ore 16 di Lucrezia, non so se la ricordate, l'avete vista nei vlog, la mia amica Lucrezia, capelli corti, ciuffo rosso, adesso non ha più il ciuffo rosso, però c'ha ancora i capelli corti, ce li ha tutti scuri, c'ha un bambino e si sposa, non costumoroso dei tempi, quello avuto,
con un nuovo fidanzato, quasi marito. E io e Mary saremo al matrimonio. Però Bunda mi sta salutando, ma sapevo che qui siamo a Napoli, sono a Napoli e non lo so, che Deborah parla solo in inglese anche con gli italiani, anche in Italia. E io non si capisce, ve l'ho già detto, non si può capire la mia provenienza. È quella del nonnino, sì. Te le potresti usare col tuo mood anni 80. Vabbè, 24 euro con la camicetta lì, 26 la gonna, io le vendo a 3 euro. Non lo so. Cotton Club. Dai, entra. Si potrà vloggare, non lo so. Hola. Possiamo dare un'occhiata? Non so come si dice. Non so come si dica. Bella la gonnellina Levis. Peccato che è un po' lunga. Carino, piccino. Tutto raccolto. Devo mettere anche io la musica. Una volta ce l'avevo. Si pagherà la SIAE? Boh. Qua no. Carine, poche cose selezionate. Però i prezzi non sono altissimi, dai. 22 le bluse. Cioè, nel senso, rispetto ai miei sì, però rispetto ai miei sono tutti alti. Però è carino, guardate le scarpettine vintage. Ci sta? Tutto vintage? Sì, come ti vestivi? Come mi vestivo un tempo. Un tempo che fu lontano. Sì. È quello di Sofì? Ah sì, Sofì di... Vuoi fare cosplay? Sì, Sofì è largo. 32, vabbè, ci sta. In Italia sono più cari i negozi di vintage. Bianca. Particolare carino, anche la cassa è quasi disordinata come la mia, meno male. Il retro qua, retro bottega. Alcuni parlano italiano, so, meglio che non si capisca quello che va. Non dico niente di male, cioè la mia cassa è indecente. Camisettas dei 90 vintage, 10 euro. No, è carino, dai, ci sta, molto belli, sono dei bei mood. Anche quel cosino qua è stracarino. Posso prendere ispirazione. Orecchini a clip, bigiotteria 8 euro vintage. Ascoltate ragazze, come il baule non ne trovate, quindi sperate che io sia sempre, come si dice? Ciao, grazie. Sperate che io non fallisca, perché sennò come fate a fare shopping a low cost come lo fate da me? Cioè, sembro presuntuosa, ma non è presunzione, è verità. È la verità. La verità del baule è... Vabbè, gli orecchini vintage io li vendo a poco, poi dipende, quelli particolari ovviamente, però non erano cari 8 euro, come non erano cari neanche i vestiti, perché veramente se andate a Milano nei negozi vintage vi spellano vivi, vive, si sa, però vabbè, è ovvio, è la concorrenza, cioè il mercato è quello. 28 gradi, sono le 11.49 e in Italia farà schifo, stasera sarà scioccante. Tornare domani al matrimonio sarà ancora più scioccante, speriamo che non piova per la sposa, anche se la sposa bagnata, sposa fortunata. Se dovessi mai sposarmi e, cioè, al mio matrimonio piove, mi sparo, cioè no. Voi quando vi siete sposate c'era pioggia, bel tempo, cioè almeno il primo settembre si pensa che ci sia il sole, è caldo. Ma veramente quando siamo partite faceva un freddo cane, c'erano tipo 13 gradi lì da noi, pochissimo. Ah, che fatica, sono già affaticata. Ragazze, è un negozio di lana, fantastico. Acqua fresca 1 euro, bottiglia frido 1 euro, Coca-Cola 1 euro, costa strapoco. Siamo entrati in un altro negozio vintage, Portofino, no, Portolito. Siamo entrati in un altro negozietto vintage, abbiamo visto prima che mi dimentichi, ve lo dico. C'erano dei completini stracarini vintage, pantaloncino e top, ma tipo 80 euro, 70, 29 lo shorts e 39 la canotta, un po' too much. E poi c'era praticamente una cosa per esporre i vestiti, che era tipo una rete di metallo, cioè di ferro, di metallo, dove si esponevano i vestiti, un'idea molto carina che potrei sfruttare sulla mia carta da parati. Che io traggo anche ispirazione dagli altri vintage store, anche qua un vintage store, ce ne sono parecchi qua. Guardate, entriamo. Adesso ve lo faccio vedere. Vintage store. Vediamo i prezzi. C'è un bello specchio comunque qua. Passerei il tempo a farmi strafoto.
qui. Bello, si può fare anche la sfilata. Qua è un po' misto, cioè uomo, donna, bambino o solo uomo. Boh. Hola. Questo XS polo, ma mi sembra un po' largo. 30, vabbè, ci sta. I prezzi sono più bassi che in Italia. Vedi questi qua. Questi mi gusta mucho. Guarda che belli questi pantaloni, però ce ne sono tanti, quindi non c'è il prezzo. How much this? Mi piace il T9. Belli, un po' larghi però. Burberry, vediamo quanto Burberry. 44. Non so se è originale o meno, guardate che carino. Quanto? 84. Caboia. Vabbè, ci sta. Molto molto carino. Belli questi da uomo. Uomini, vestitevi vintage. Dolce Gabbana. Porca miseria, io li vendo a 2-3 euro. Let's go. Ah, guarda che belli. Vintage Man. Bello. Fatto col cartone. Totoro. Belli. La sembrava Valentina. Molto, molto, molto carino. Abbiamo deciso di fermarci qua perché è molto carino, a caso. Sono sempre le solite piantine. Devo spostarmi. E così assaggiamo i tapas. Spanish Tapas House. È carino perché, vabbè, è interno, però dentro tutte le lucine, così. Sentite la musica com'è piacevole. Adesso attraverso la strada mi investono. Taxi. È proprio qua, ti devi fermare, taxi. Ah sì, fa scendere il commensale. Altri negozettini. Entriamo qua. Non ho molta fame, però l'appetito viene mangiando. È carino, eh? Entriamo. Ciao! Grazie. Qua. C'è ancora il verdejo. Guardate che carino. Ho ripreso ancora il verdejo, adesso lo so, vediamo se è uguale a quello di ieri, che fa pure meno qua, 3 euro. È un buon vino bianco, ci sta. Sì, è idilliaco, 3 euro, cosa pretendete? Però per costare 3 euro da noi ci danno l'aceto di solito, ci sta. Ragazze, è arrivata la degustazione degli 8, sono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boh, non lo so. 5. Non sappiamo neanche contare. 1, 2, 3. Sì, erano 5. Allora, sono le degustazioni e non ho capito cosa c'è. Zuppa fredda, arancio, queste robe strane. Non lo so. Questo è quanto. Questo è il pranzo e la cena. Ragazze, la degustazione di tapas veramente è super. Oddio, super 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 promossa. Anche la zuppina è venuta da qui. Cos'è gazpacho? Veramente? Proposissimi questi, perché non la bevi? Ma lei non la beve perché non c'ha il pane. Ma in realtà devi berla anche così, tipo abbiamo visto una tipa che ha fatto qua dietro. No, che è andata via. E veramente super super approvata. Veramente buono, molto... come si dice, sapete quando c'è quel cibo che dici, sono dei piccoli assaggini che meritano. Prima c'era la frittatina, c'erano i peperoni verdi, una con sopra una polpettina di carne, un robo strano, sembrava un chicken con dentro non so cosa,
sempre olivi. Anche il pane. Il pane è buttato dentro in quella gaspaccio. Gaspaccio. Voto al pranzo, all'assaggio. 9. Non prenderò più espresso in Spagna. No, vabbè, nel senso, poi se vuoi il caffè devi prenderlo in Italy. L'avvelenamento era già compiuto. Quindi quello, grazie, sarà universale. Ma nei bar no, basta caffè. C'era un bar che aveva tutto caffeilli, però vabbè, chi se ne frega, perché ho una molletta più alta e una più bassa. Mai questa frangia, quindi my first time. Però allora, praticamente già due volte che vedo questa scena. La prima volta in quel bellissimo bar, tutto barocco, insomma, tipo una ragazza aveva quelle cose che abbiamo mangiato anche noi, tapas, con il pane appoggiato proprio sul tavolo, cioè fuori dal piatto, buttato lì appoggiato, e poi lo mangiava, vabbè. Questa ragazza qua, in parte noi, gli è caduta tipo dell'insalata sul tavolo, l'ha presa con le mani, proprio guardato, e l'ha rimessa nel piatto. Noi invece, cioè io, quando mi cade qualcosa dal piatto, di solito lo metto in parte, no? E boh, si usa così qua, non so. Non so se succede anche a voi, o voi li rimettete nel piatto, però fatemi sapere, perché è una cosa che mi sono chiesta io. Cioè, sono un po' più alla buona, alla mano, diciamo, qui. È strano. Cioè, io giusto, vabbè, forse se cade sul tavolo di casa mia, ma perché dico, vabbè, tutto in famiglia, ci sta, tutto a casa, sono sulle zampe dei cani, magari. No. Però nel senso, lo puliscono con gli stracci, con i prodotti, però puliscono tutti i tavoli, boh, non è molto igienico, secondo me. Poi non lo so. Vabbè, si fanno gli anticorpi, ci sta. Adesso la direzione di today, di questo momento, è mare. Andiamo al mare a prendere un po' di aria e a rilassarci, così poi purtroppo dovremo avvicinarci all'aeroporto verso le 4, perché abbiamo il volo a 10 alle 6. Poi durante il volo, per fortuna, dobbiamo guardarci il vlog, quindi passerà abbastanza in fretta, e poi abbiamo un altro 50 minuti di strada per giungere a casa. E niente, vi faccio rivedere il mare per la terza volta, mi pare. Oh no, ci sono i bei cagnolini, delle akite. No, delle Shiba Inu. Adesso arriva un levriero. Forse questa volta, ragazze, riesco a farvelo vedere. No, non è un levriero. Non è un levriero. Però è bellissimo. Guardatelo. È tipo un levriero. Che bello. Ciao. Oddio, ci sono tutti questi cagnetti magri. Sono super super belli. I due Shiba Inu se ne sono andati. A me continua a arrampicarsi il vestito. Una cosa fastidiosissima. Sono là, sono due, vedete solo le code, adesso entrano da qualche parte. Altra chiesetta, ragazze, super carina anche questa, in questo quartiere, che dovrebbe essere il quartiere Carmen, della Movida Valenciaga, della Movida di Valencia. Questa è la chiesa, penso vista da dietro, molto carina, sempre con delle ottime piantagioni e ottimi bar. Sono in direzione... carino anche questo, Estrella Galizia. Sembra una cucinetta super shabby. So. Male. Deborah le è capitato a Milano che c'era tipo una signora in piedi e lei si è alzata per farla sedere. La signora si è arrabbiata. In Italia sono matti. Sono qui proprio schiacciata con la sardina. Sono pentitissima. Ma è affollamento assurdo. Ragazze, non so cosa vedrete perché sono super accecata dal sole. Io sono qua in totale relax su una panca. C'è il mare, il vento di Valencia, e Deborah è andata a vedere se com'è il mare, insomma, com'è l'acqua. Poi faremo il cambio, andrò a vedere io, perché noi ci portiamo dietro di nuovo gli zaini, insomma. This is the mare, là in fondo c'è una crociera e qua dietro ci sono gli hotel, e la situazione è abbastanza tranquilla e niente, ci rilassiamo un po' prima di andare verso l'aeroporto. Abbiamo il volo alle
10 alle 8 più o meno, 19.50, quindi in teoria per le 11 saremo a casa, alle 23 sarò at home. Salutare i miei cagnolini, poverini, che è un po' che non li vedo e mi mancano. Questo marchione. Qua in Spagna è molto molto tranquillo, almeno a Valencia. Cioè, non ci sono i marchioni, quelli che ti fanno catcalling, che ti commentano. In Italia, in macchina, a piedi, per strada, ovunque ti fanno catcalling. Stessi orari del giorno, della notte. Qui è zero, non so, sono più easy, sono tutti easy, cioè si fanno i fatti loro anche di notte, cioè di notte, di sera tardi, se incontri qualcuno per strada, cioè non ti commenta. A Milano l'altra mattina mi si è avvicinato uno alle 8 di mattina con la birra a chiedere roba in inglese, non so perché, se vendevamo droga, non so, ma proprio la faccio da drogata. Ma devo entrare per forza nell'acqua, perché nell'acqua spagnola non sono mai entrata, no mai, quindi tanti piedi asciugano, mi piacciono avere il costume. Andiamo a provare l'acqua, dai. Palle, voglio fare il bagno. Hai provato la sfida? Siccome l'acqua è troppo bella, mi metto il pezzo sopra con sopra il vestito. Sotto tanto c'è una mutanda nera in microfibra che sembra un pezzo di costume e vado a fare il bagno, sti cazzi. Poi metterò il vestito. Mi asciugheranno anche le mutande, o se non asciugano cambierò le mutande, tanto ce le ho sempre i cambi, ho anche un cambio outfit, ma il problema è che qui non ci sono gli spogliatoi. Io il bagno lo devo fare, se non so come farò a mettermi così. Allora, così veloce e indolore sono riuscita senza neanche uscire le teste. Guarda che sono una signora in toddler con i bambini, quindi vabbè, e sono stata, non sono mai stata io in topless, non sono abituata, però sono riuscita a metterlo con nonchalance. Quindi ora sfilerò il vestito, sembra un costume alla fine, perché sì, non mi fa vedere, però una mutanda in microfibra nera, quindi niente di, cioè sembra una parte di costume. Vado a immergermi nell'acqua così poi vi faccio vedere, e poi penso che concluderemo questo vlog, che noi dopo mi andrà abbastanza per questi due giorni, no, è vero, siete state brave, però vabbè. Ragazze, scusate per l'aspetto, ma dopo che ho fatto il bagno mi sono bagnata i capelli. Abbiamo fatto una cena terribile proprio qua dietro. Non andate al Burger King dell'aeroporto di Valencia perché fa schifo. Ovvero, io il Burger King ho mangiato poche volte, tipo una e mezzo, forse due, adesso non ricordo, vabbè. Però mi sono sempre trovata discretamente bene lì dalle nostre parti, insomma, con Cesio. Che schifo, oltre ad essere sporchissimo, ma vabbè, quello siamo abituati. Mamma mia, ce l'ho ancora in mente, Deborah mi dice dimenticatelo, cioè non posso neanche raccontarvi l'esperienza e il degrado. Comunque l'unica cosa positiva è che si poteva caricare il telefono, anche se io ho finito i giga, quindi sono in modalità aerea costantemente, a parte quando ho l'hotspot. E vedete anche quello dietro ristorato, senti questi discorsi. E niente, quindi il nostro vlog termina qui, la nostra esperienza a Valencia termina qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video, spero di poterne fare ancora. Spero di avervi divertito, fatto compagnia, dopo adesso in aereo almeno ho qualcosa da fare, me lo guarderò. Ciao ragazze, saluta, ok, ciao ciao.